Ottavo mito, la democrazia è indispensabile per sviluppare nelle persone un senso di appartenenza alla comunità. Abbiamo già visto come una democrazia conduce allo scontro per conquistare potere e risorse a spese degli altri. Tutti avanzano pretese verso lo Stato, che può soddisfarne solo alcune, e costringe sempre gli altri, che non sono d'accordo, a pagarne i costi. Lo Stato è infatti uno strumento di potere che opera tramite la forza e la coercizione. Ai cittadini non viene lasciata alternativa, la partecipazione al sistema democratico è obbligatoria. Togliendo libertà alle persone, il sistema democratico indebolisce la fiducia in se stesse e la capacità di essere autonomi e indipendenti. Scoraggia le persone a intraprendere spontaneamente azioni di mutuo soccorso, in quanto già costrette dall'eccessivo carico fiscale ad aiutare il prossimo in via continuativa e coercitiva, cioè per forza. Ludwig Erhard, ex cancelliere tedesco, che rese possibile il miracolo economico tedesco post Seconda Guerra Mondiale, aveva riconosciuto questo problema della democrazia. Diceva: nessuno è più disposto ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni, tutti cercano invece protezione e sicurezza nel collettivismo. La società degenererà in un sistema sociale in cui ognuno sarà occupato a mettere le mani nelle tasche degli altri. Ma se smettessimo di decidere insieme su tutto, non perderemmo lo spirito d'unità nazionale? L'essere umano è un animale sociale, necessita di relazionarsi con gli altri in modo spontaneo e naturale anche per ragioni economiche, cioè perché non può sopravvivere da solo. Quindi ha bisogno della cooperazione e del libero scambio con gli altri. Ma è proprio necessaria la democrazia per alimentare questo spirito di unità? Vediamo quali sono le caratteristiche di una comunità. È un popolo che condivide lingua, storia e cultura, letteratura e stili di vita. Tutte queste cose preesistevano anche alla democrazia, cioè esistevano ancora prima dello Stato nazionale. Inoltre nessun paese è caratterizzato da una cultura unica, omogenea e uniforme. Coesistono grandi differenze locali ed etniche. In una società libera e aperta, le persone creano spontaneamente una varietà di legami e strutture sociali in pacifica coesistenza. La cosa importante, l'aspetto essenziale, è che questi legami sono volontari, non sono plasmati da uno Stato, e anche le culture e le comunità locali sono entità organiche che non vengono mantenute con la forza di un decreto governativo. È questa la principale differenza che corre con le democrazie. Infatti la democrazia impone una adesione obbligatoria, non c'è scelta. Al contrario, una comunità spontanea si forma sulla partecipazione volontaria. Per esempio, in un circolo tennis i partecipanti possono decidere di darsi delle regole democratiche, scegliere a votazione, con la regola della maggioranza, per esempio l'importo della quota annua di iscrizione. Ma la cosa importante è che i membri sono sempre liberi di scegliere se restare o andarsene. Se un socio non gradisce le decisioni prese in comune, può sempre abbandonare il club. La natura volontaria dell'associazione è un incentivo alla buona gestione. Se per esempio il consiglio direttivo concede troppi favoritismi ad alcuni soci, gli altri lasciano il club. Al contrario, il sistema democratico non offre alcuna alternativa. La democrazia è semplicemente obbligatoria. A chi critica la democrazia, di solito le altre persone dicono: amalo o vattene. Come se il paese appartenesse allo Stato, alla collettività. E chiunque sia nato accidentalmente in quel territorio, per definizione, è un suddito dello Stato, senza alcuna possibilità di poter scegliere diversamente. Ma in realtà un paese come l'Italia non è posseduto di diritto dal proprio governo o dalla maggioranza che lo guida. Ogni individuo ha un diritto assoluto di proprietà sul proprio corpo e dovrebbe avere riconosciuto il diritto di perseguire quel che più desidera, a patto di non recare danno ad altri tramite violenza fisica, furto o frode. Questo diritto viene negato da ogni sistema democratico parlamentare.